It's time to blow the scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Oh mio Dio, la casa è vuota. Attenzione. E quindi praticamente il party, perché in 4 non si può combattere, che al party è da 3, quindi uno rimane indietro, la regola del CRPG. Non mi farà mica far combattimento con 9 soldati. Perché mi ritiro io con 9. Wow! Io rimango sempre interdetto sugli riassuntoni. Ah, però sto twist mi è piaciuto. Non male. Vediamo un po' di cosa è capace. Ah ok, lo stesso. Ah, sarebbe Shin praticamente. Vediamo di cosa è capace. E qua scopriamo che il motivo di questo file di salvataggio è perché sicuramente ci sarà il bosco vicino. Assicuro come la morte, infatti. Opla. Oddio, speriamo che non stiano ad entrare con le boss fight. Glielo diranno? Porca puttana, glielo hanno detto. Oh! Oh. Questo è il cattivo che c'ha la sindrome del ho vinto e ti rivelo il mio piano. Che è una cosa totalmente inutile, no? Perché questa cosa servirebbe. Cioè, questa cosa avrebbe un senso se il giocatore non sapesse come loro hanno fatto a trovarlo. Ma visto che il giocatore lo sa, perché vediamo i flashback. Ah, tu questo serve.
cioè di regola avrebbero dovuto, come avete fatto a trovarmi, loro vi avrebbero dovuto ridere in faccia, stai zitto, muori. Cioè, tanto il giocatore lo sa, un'informazione che il giocatore già sa, quindi non serve che lo sappia anche il personaggio. È dunque immortale. Oddio. Ah, vabbè, ma so. Se può fa. Sveluppone. Ma non tutti insieme, però. Oh, allora. Facciamo fare quello con la spada, che mi sembra un attimino più pericoloso. Anche se mi pare che quello con il mitragliatore ci avesse l'attacco stun. Meglio tenesse pure la barra combo, se semmai esce fuori il super soldato Mega Rambo traforte. Uff. Oddio, dopo aver giocato a questo gioco odierò per il resto della mia vita il veleno e il blind. Tu hai fatto Ezpa bestia. Vedi che c'è. Ma quel coso è un pene enorme in mezzo alle gambe. Oh, tanto, peggio di così. Ah, in tutto ciò, questo è un boss fight in cui prima ci sono tre fight mandatori con l'altro personaggio. Ah, ma noto adesso che
Koji c'ha 2784 HP, ecco perché prende la metà dell'Hesp, cioè praticamente è il classico ospite cintone. Perché? Tre danni. Vabbè, tanto farà tutto Koji, che cazzo c'è più. Bam. No, dai, faccio miseria. Come se c'è Marco. No. Allora. Sì, farà tutto Koji. Posso pure andarmi a guardare un telefilm adesso, il veleno farà tutto. Odio sta cosa, no? Io non ho la combo, però mi fa selezionare il comando e se io per sbaglio lo seleziono, mi dice energia insufficiente e fotto un turno così. Se ne va. E due se ne va. A postone, ragazzi. Disse il saggio. No, non è addirittura più forte di suo fratello. Il fratello in confronto è una gran pippa al sugo. Mamma mia, morirò malissimo. Bella sta scena, devo dire, no? Oddio, che transizione lenta che hanno fatto, però. Oh. Io l'avrei debuggato, però. Vabbè, ma tanto c'è Koji, è una branda. Pure Imper. Sì, proviamo. No, non l'ho visto. Vabbè. Fa niente, fa niente. Thank you.
Bello che stanno parlando quelli che sono morti e che non hanno fatto un cazzo. Ma che cazzo? Ma magari t'ha detto una balla. Ma poi tra parentesi c'aveva il GPS, sanno anche dov'è la loro base, quindi. Ma magari tagliasse il braccio, non lo so, poco prima di arrivare alla base. Però dici, vabbè, se me lo taglio prima non mi seguono. Ah, anche sta scena è bella. Vabbè, non poteva tagliare semplicemente. Cioè, alla fine è un braccio bionico. Cioè, sti qua arrivano con un ferito e l'albergatore gli dice: mi è rimasta una stanza sola, voi siete in tre. E poi comunque la stanza c'ha 4 letti, no per di però. Oh, allora anche lui è stato macchiato dai monaci. Sicuramente sarà una cosa tipo per impedire che il demone che c'hanno dentro, che tu riesca fuori, queste cose così. Bellino. Si rafforza il bond tra il cattivo e lo scienziato. Se fanno vedere il sigillo ed è il simbolo ed è il tatuaggio di Gatsu Quito. Perché improvvisamente questa persona che parlava in una maniera molto aulica si è dimenticata come si parla e parla come tutti gli altri?
Mi stavo appunto chiedendo fino adesso che cazzo c'entri il titolo del gioco con tutto ciò che sto facendo e adesso ho avuto la risposta, cioè è un'allegoria di questo personaggio. Ci devo premere invio. No. No, 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 porca puttana, no. 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 No, non mi dire che è. Ok, allora, innanzitutto non è il tatuaggio di cazzo di Berserk, quindi okay, non rage quittiamo. Ok. È la regola. Cioè, allora, porca puttana. Prima, quando hanno fatto la prima volta che si sono visti questi tizi, cioè il vecchio, il loro maestro, gli ha lasciato la lista di quelli da invitare a non so cosa. Mi pare, potrei sbagliare, ma mi pare in torneo. Porca puttana, è la regola del JRPG. Se da qualche parte nel mondo c'è un torneo di arti marziali, i personaggi prima o poi vi parteciperanno. Cristo. Come non hai tempo per pensarci adesso, porca puttana? C'è un veleno mortale, t'hanno detto. Qua si dovrebbe poter andare da qualche parte, ma non si va da nessuna parte. Deduco che quindi dobbiamo tornare indietro all'hideout. Oh, chiappa, andiamo. No, non mi dovrò rifare mica tutta la strada indietro. Aspetta. Posso fottere il sistema? Andando direttamente qua? No. Ok. Quindi? Ah no, aspetta, mi devo rincontrare con loro. Quindi loro sono all'ingresso del coso, della valle. Immagino. Cor cazzo. Ok. Ah, ok. Ce l'ho fatta. Sono altri morti, speriamo non siano altri. Ah no, vabbè, sono quelli. Ah, qua c'è uno scrigno non aperto. E cerchiamo gli occhi.